Fischia il direttore di gara, inizia la partita di Citroën Cup tra Gremio e Wolfsburg. Ha battuto il Wolfsburg in maglia verde e attaccherà in questo primo tempo da sinistra verso la destra. Invece Gremio, classica maglia celeste, bianco e nera a bande verticali, attaccherà da destra verso la sinistra. Cerca di girare la palla proprio il Gremio. Sfera in avanti. Cercato il numero 4 Galluzzo, che può metterla dentro. E c'è subito l'1-0. 40 secondi. E gol di Galluzzo. De Rosa con le mani. Ancora lui cerca di passarla indietro ad un compagno. Si torna verso Molon. Subito a sinistra sempre per De Rosa, cerca centralmente giocatori liberi ed è così. Tiozzo ancora in possesso, va in percussione Tiozzo, ottima la giocata di Tiozzo e il 2-0 del Gremio con il numero 10 Emanuele Tiozzo. Cercano di tirarla fuori, in possesso c'è il numero 99 Di Leva, stava per ripartire Tiozzo. Ancora poi il tiro, il gol del 2-1, quindi rimette un po' a posto la situazione. Il gol del numero 20 Pompili, 2-1. Pallone in avanti, ancora Gremio che ci va con Trincia, pallone a destra per Galluzzo. Il gol del 3-1, la mette dentro Trincia. 3-1 al quinto minuto, già sono 4 i gol totali in questo incontro. Per Marocchini si fa vedere Tiozzo, gira dietro verso il numero 3 Marocchini. Cipollone quindi guarda a sinistra e la passa a De Rosa. Si gioca dietro, palleggio tranquillo, poi pallone subito in avanti per Trincia. E c'è la doppietta del numero 9 Matteo Trincia. Quindi 4-1 per il Gremio dopo 9 minuti di gioco. Palla in mezzo, poi c'è il tocco e il gol. Gol di Galluzzo, 5-1 per il Gremio. Tirosa, buona la finta, cerca di andarsene via il numero 7, la passa a Tiozzo, di prima verso Barison, finta di Barison, altra sterzata in percussione, il numero 6 e il gol! Fantastica l'azione del numero 6 Barison, gol del 6-1 per il Gremio. Molon la manda in avanti, la stoppa a Barison. Tiozzo. Finta di Tiozzo, va con il sinistro, la passa a Barison, il tiro, gol! Gol di Barison, tripletta del numero 6. Gol del 7-1 per il Gremio al 21esimo di questo primo tempo. Marocchini. Poi il tiro da lontano! Chi traversa? Di Rosa. C'è Tiozzo che la prende e la porta via. Ancora Tiozzo si accentra, può provare il tiro, si allunga troppo, Russo verso Trincia, 8-1 allo scadere del primo tempo, anzi con un minuto da giocare, Trincia segna ancora. Numero 11, c'è anche il numero 9 che è Matteo, poi pallone in avanti verso Russo, la prende Giardino, siamo arrivati al 25esimo. Trincia la lascia uscire. Molon può battere questa rimessa. E poi c'è il duplice fischio. Finisce qui il primo tempo. Gremio 8, Wolfsburg 1. Invertite le direzioni d'attacco per questo secondo tempo. Gremio che attaccherà da sinistra verso destra, Wolfsburg da destra verso sinistra. 8-1 è il risultato per la squadra in maglia bianca, celeste e nera sulla squadra in maglia verde, che ha battuto e
ha concesso un rinvio dal fondo all'estremo difensore Giardino del Wolfsburg. Russo trincia in barriera, ci proverà Ubizi ad accorciare un po' le distanze, ma la passa a Fontana che carica il tiro. Il tiro, poi Ubizi, Molon, doppio e gol. Gol dell'8-2. La mette dentro Pilloni. È stato un gol anche di Russo, purtroppo problemi tecnici che non hanno concesso la visione del gol del 12-2. Sta per finire l'incontro, Galluzzo, palla per Barison. Il tiro di Cipollone, Barison ribattuta, poi la leva dalla porta, Galluzzo, e finisce qui. 12-2 per il Gremio.